Avere un buon rapporto con i tecnici è fondamentale, perché per quanto possiate essere bravi a suonare, sarete nelle loro mani durante lo show. Ecco quindi qualche frase da evitare per partire col piede giusto. La prima è più dedicata agli organizzatori. Non accoglieteci dicendo: "Ah, voi siete quelli del server". Noi siamo smart, facciamo molte cose insieme, abbiamo buona memoria, ma non siamo dei server. Oddio, già service non è che sia un gran nome, ma server proprio no. In subordine evitate anche di dire: "Ah, voi siete gli elettricisti", perché sì, potremmo essere anche quello, però possiamo accettare: "Voi siete quelli della musica, eh? Bene, ma non benissimo". Cacchio, no! Quella è la scheda tecnica vecchia. È dalle 2 che sto montando sotto il sole. Tiro i cavi bene, evito gli attraversamenti. E ora bisogna rifare tutto in 10 minuti perché la scheda tecnica era quella sbagliata? Su, controllate di aver mandato quella giusta, dai. No, sai, è la prima volta che uso questo apparecchio dal vivo. Come la prima volta? Almeno dateci l'impressione di sapere esattamente quello che state facendo. Fateci credere che ogni cosa che state usando sul palco sia già stata provata e rodata. Ma soprattutto, se poi questa cosa non funziona, non cominciate con: "Ma forse il cavo? No, ma forse la DI?" No, no, quello che c'è sul palco è già testato e funziona. Ma ieri funzionava, strano che esca sta ronza dalla pedaliera. Boh, e stanotte l'hai lasciata a bagno nella piscina dell'hotel? Tutto si può rompere. Però ho visto arrivare di certe schifezze che non potevano non ronzare. Cercate di tenere al meglio la vostra strumentazione e nel caso qualcosa si rompa non ripartiamo con la stessa solfa. Ma non è che è il cavo, no, ma magari la DI. In spia mettimi un po' di tutto. Come un po' di tutto? La spia non è mica il panino del lurido alle 3 del mattino. Fateci un pensiero a quello che vi serve veramente, perché poi sennò finisce che ci mettiamo gli over, tutta la sezione fiati e la cassa e poi non sentite più la chitarra o la voce. E anche se usate gli in-ear e quindi vi serve veramente un po' di tutto, cercate di pensare a quale possa essere il mix perfetto per voi, in modo da facilitare il lavoro del tecnico. No, guarda, per tutto il concerto non sentivo il sax in spia. E io cosa sono qua a fare? Un'ora di check, 2 ore di live e neanche un gesto. E io come faccio a saperlo? A fine concerto le rimostranze non sono accettabili. Grazie, grazie, noi siamo a posto con i suoni. Ora proviamo un po' la scaletta, ti spiace? Eh sì che mi dispiace. Devo ancora puntare le luci. Ho una fame che non ci vedo. Sono qua dalle 2 di pomeriggio. Le prove vanno fatte a casa, in sala prove. Il giorno prima almeno, non durante il soundcheck. Anche perché poi arrivate al concerto stanchi e vi assicuro che quegli stacchi che non vi riuscivano prima non vi riusciranno neanche in concerto. Hai una pila da 9 volt? Io no, ma l'S-Lunga ne ha quante ne vuoi, per esempio. Se avete un dettaglio così importante come una batteria da 9 volt per il vostro setup, portatene almeno 3. Questa fa il paio con... Non è che hai un jack per caso? No, perché noi dei jack non ce ne facciamo nulla. Quindi perché dovremmo avere noi qualcosa che serve a te? Anche di jack portatevene sempre almeno 1 o 2 di riserva. Anche perché se il service in fondo alla cesta dei cavi ha un jack, non credo che sia un ottimo jack. Ah sì sì, tutte e 6 le tastiere le vorrei collegare in stereo. E poi in stereo non c'è nulla. Tutti i canali identici. Niente, io ho deciso che farò pagare un sovrapprezzo per qualsiasi tastierista o chitarrista che vuole 2 canali e non ha nessun effetto stereo. A sto punto raddoppiamo i canali di tutti. Tanto, voglio dire. Io sono Dennis D'Accordo e ci tenevo a dirvi che tutte queste frasi le ho sentite per davvero. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, oppure mettete like alla nostra pagina Instagram o Facebook. Vi ricordo anche che su Accordo c'è attiva la nuova sezione biblioteca in cui trovate delle raccolte fighissime di articoli e anche qui sotto su YouTube il nostro negozio Teespring con delle magliette bellissime.